Ciao ragazzi, ciao a tutti. Live improvvisata anche oggi, sempre così, mi piace. Vediamo se c'è qualcuno che sta finendo la pausa pranzo oggi e ha voglia di fare due chiacchiere. Sto facendo il video. Ok, ciao Daniele, come va? Grande Daniele, si è... Come va la nuova carriera, eh? Tutta un'altra cosa. Stavo riprendendo dal cellulare. Ciao Giovanni! Giovanni Petta. Wow. Ciao Cesare. Bene, vedo che insomma qualcuno collegato c'è. Come va Daniele, la nuova... sì, è la grande. Daniele è un copywriter. Bravissimo, sapete che ho fatto da project manager e ho lavorato con Daniele, era in team con me, un grande team su copy persuasivo, abbiamo fatto dei progetti insieme e adesso fa il copywriter a tempo pieno, ottimo, ottima scelta direi. Oggi ho improvvisato questa live dal cellulare finché guardo il computer. Vediamo se mi... vedo me stesso il computer. Vediamo, no? Sì. E, perché volevo intanto darvi buon anno a tutti. Auguri di buon 2020. Sapete che quest'anno ci saranno un sacco di novità. Abbiamo in mente parecchie cosette nuove. Grande project manager. E sì, io mi occupo più della parte organizzativa barra gestione progetti, gestione team. Fabio è più sul web marketing, sulla parte tecnica del pay per click. Comunque faccio anch'io le campagne, ma insieme cerchiamo di creare un qualcosa di complementare. Allora volevo iniziare l'anno con una live raccontandovi un po' quello che mi è successo anche a Capodanno e dando degli spunti che possono essere utili per gestire un team anche remoto quando non vedete le persone. Quindi come facciamo noi in Performance PPC a gestire un team attualmente di 6 collaboratori completamente remoti senza vederle mai tranne un aperitivo all'anno o due e come invece potete gestire anche voi magari o il team interno o anche un'agenzia a cui affidate le campagne pay per click. Aspettiamo si connetta qualcun altro, vediamo, ciao Rino. Bene, poi forse lascerò il video anche in registrazione, non è detto, vediamo come viene. Ok. Allora... Bene, intanto vi ringrazio a tutti, auguro di nuovo buon anno. E quello che volevo, diciamo, i tre punti principali di oggi sono questi. Noi abbiamo visto che per gestire un team senza vederlo tutti i giorni in ufficio bisogna avere dei punti fissi, delle metriche di misura che ci diano modo di misurare un po' come lavora il team e riuscire a capire i risultati portati. E quindi qui non andiamo più a misurare le ore, ma si lavora ad obiettivi chiaramente. Quello che nel nostro piccolo abbiamo scoperto è che alla fine sono due le metriche principali, almeno per quanto riguarda le campagne di web marketing, si lavora sul budget, sugli obiettivi da raggiungere con quel budget e poi c'è tutto il discorso della motivazione del team che... Questa, diciamo, comprende un po' in tutti gli aspetti di interazione con il team. Allora, riguardo il budget, vi volevo anche raccontare un'esperienza che ho fatto quest'anno. A Capodanno siamo andati in un hotel e questa volta sono caduto perché sono andato a cercarmi una super offerta all'ultimo secondo su internet e sono rimasto fregato perché sostanzialmente era un'offerta un po' così scontata. L'hotel era a Betone, nell'Appennino toscano, tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Insomma, c'era questa offerta, io ero convinto fossero le ultime stanze, quindi il costo fosse basso, il prezzo basso per riempire l'hotel. Invece era proprio un hotel che lavorava a prezzi bassi, quindi budget bassi, quindi poco personale, sottopagato, super sfruttato.
insomma, è stata abbastanza tragica come cosa, perché appunto c'era un team che era sottopagato, quindi era poco ridotto di numero, non professionale, e alcuni non sapevano neanche far bene il loro lavoro. Quindi l'esperienza poi che ho avuto con questo hotel, con questo team, è stata abbastanza tragica e si è conclusa con anche un reclamo, no? Quindi prima di tutto bisogna il team che sia a posto dal profilo economico, le persone devono essere ben pagate. Dovete selezionare se sono persone, un team interno, quindi pagarlo bene, selezionare bene i collaboratori. Se è un team esterno, a maggior ragione, selezionare bene il fornitore di marketing esterno, però non dovete far caso tanto al prezzo, bisogna pagare quello che è giusto, e questa è la base della motivazione poi del team. Quindi io ho avuto esperienze in questo hotel dove le persone erano sottopagate, vi posso assicurare che non lavorano bene. Ci hanno raccontato che hanno dimezzato la loro paga nell'ultimo anno, quindi è una cosa incredibile. Noi in Performance PPC cerchiamo di pagare, mi sembra abbastanza bene, i collaboratori, vediamo se c'è qualcuno collegato, ci può dire, perché sostanzialmente per conto che lavorano comunque da dove vogliono, negli orari che vogliono, a noi interessano gli obiettivi, e per quegli obiettivi, insomma, la paga è abbastanza buona, e pensiamo di dare il giusto contributo per la motivazione. Poi quello che vedo, anzi, che è successo poi, sempre a proposito di budget, è che dopo qualche giorno siamo tornati verso casa, verso Vicenza, e tornando giù dall'Appennino siamo passati per Maranello. Ciao Michele, eccolo qua Michele, grandissimo. E allora, dopo questa esperienza tragica all'hotel che vi ho raccontato, torno indietro, ci fermiamo a Maranello, chiaramente, a visitare il Museo Ferrari, tutta la cittadella Ferrari. E lì scopriamo che c'è un altro modo di gestire i team. Lì i team sono ben pagati, l'azienda lavora con ampi margini, ma ha creato poi tutto un indotto attorno, dove perfino i bar sono brandizzati Ferrari praticamente, e trovi personale motivato ovunque, una cosa incredibile. E da lì ho capito che poi non è soltanto il budget che fa la motivazione, non è solo la parte economica, che tra l'altro hanno, so che hanno ricevuto un premio produzione, quelli della Ferrari, anche l'anno scorso, bello sostanzioso, di qualche migliaio di euro o decine di migliaia di euro. E quindi sulla parte economica sono a posto, però c'è qualcosa di più, c'è la parte di motivazione del team, che deriva soprattutto dal fatto che devi avere un'azienda interessante, un progetto interessante dove le persone si sentano coinvolte, no? Quindi deve essere un'azienda viva che faccia cose interessanti, e da quello che ho percepito io, da tutte le persone che lavoravano in quel paese di Maranello, si sentivano come parte di un team vincente, perché sostanzialmente anche il ristorantino di paese accoglieva il personale del team Ferrari a mezzogiorno in pausa pranzo, e si sentivano di contribuire anche loro in qualche maniera al progetto. E questo che ci ha proprio visto le persone contente, ben pagate, si stava bene, motivate. Quindi anche noi cerchiamo nel nostro team di motivare le persone, di dare di mostrare un percorso di crescita anche, no? E il terzo punto, quindi dopo il budget, dopo la motivazione, diciamo una motivazione che va al di là della parte economica, ma che riguarda anche poi gli interessi della persona, gli interessi nella crescita. L'altro punto fondamentale sono gli obiettivi specifici, ossia cercate di dare al vostro team, sia interno o esterno, degli obiettivi ben misurabili ogni mese, specifici, sui quali possiate misurarli e premiarli barra riprenderli in caso non siano raggiunti. Per esempio, nella gestione delle campagne web, io riesco a gestire le campagne che poi
vengono realizzate dai miei collaboratori attraverso due soli parametri: il budget della campagna e l'obiettivo, ossia il costo per risultato. Ora, se voi avete un business dove il risultato che volete è un contatto poi da richiamare o inviare email per convertirlo in cliente, quello è il vostro risultato voluto e dovete conoscere il costo per risultato, il costo che siete disposti a pagare per avere quel contatto. Viceversa, se avete un e-commerce online, il risultato sarà chiaramente una vendita e dovreste conoscere il costo che volete ottenere per ogni vendita. Quindi da lì noi già con il costo per risultato riusciamo a capire tutta l'efficacia della campagna online del mese. Quindi a fine mese vado a fare un semplice controllo sul budget che è stato speso della campagna, quindi deve tornare a essere esattamente, se erano 1000 euro deve aver speso esattamente 1000 euro il collaboratore, non di più, non di meno, e poi vado a vedere i risultati che ho ottenuto, il costo per questi risultati. Normalmente applico due criteri, dove c'è un costo per risultato minimo che non deve superare, quindi per esempio 20 euro per un contatto, non può spendere più di 20 euro, altrimenti è un grave errore, e poi un costo ottimo, per esempio 10 euro, può essere un costo ottimo per contatto, quindi il collaboratore sa che se è stato sotto i 10 euro per il contatto, ha fatto un ottimo lavoro e può essere anche premiato, poi sicuramente ne terremo conto, e mentre se è stato tra i 10 e i 20 ha ottenuto un buon risultato, sopra i 20 euro è un risultato che non va bene e quindi bisogna intervenire a capire cosa è successo, cambiare strategia, eccetera. Questo mi dà modo, senza entrare poi con la testa nelle campagne, di sapere com'è andata. Quindi questo potete farlo anche voi se avete un'agenzia o se avete un team interno. A fine mese guardate se il budget speso è stato rispettato, il costo per risultato. A questo punto chiaramente è un'operazione, avete un certo numero di risultati che avete già definito conoscendo il costo e quindi il vostro ritorno, diciamo, sull'investimento è garantito, è già sotto controllo, no? Quindi con queste semplici due metriche potete tenere sotto controllo in due minuti come è andato ogni mese delle vostre campagne, senza per forza andare a metterci la testa su visualizzazioni / click / interazioni fan page. Quello che ci interessa è il risultato, i contatti a fine mese, le vendite. Quindi la cosa più semplice che mi sento di consigliare è questa: dare degli obiettivi al vostro team proprio in termini numerici, come costo per risultato e budget mensile. Io ho visto che questa cosa qua, poi questo noi lo applichiamo nelle campagne di marketing, quindi è una cosa abbastanza specifica, ma in generale un team si muove ed è motivato se ha degli obiettivi precisi da raggiungere entro un determinato momento. Se voi date degli obiettivi chiari, le persone sanno che cosa devono fare, lavorano che è una meraviglia, vanno avanti anche senza che voi stiate lì a controllarle. Infatti io sono contro per mettere le persone dentro una stanza forzatamente ad ore. Per me quello che importa sono gli obiettivi, quindi questo è quello che volevo dire oggi. Poi magari un giorno vi racconto dell'esperienza tragica dell'hotel, è incredibile. Saluto tutti intanto. Ciao Fabio. Buon anno di nuovo. Michele c'è ancora? Come va Michele? Lo rifacciamo il sito? Grande azienda vinicola. Ecco, adesso diciamo sull'ambito gestione progetti. Ci sono molte cose da dire e vorrei fare anche un po', passare un po' di video, magari vi dico qualcosa sul come gestire un team remoto, appunto, come oggi, lavorando per obiettivi, ma anche sulle metodologie da usare, gli strumenti. Noi utilizziamo per esempio molto Toggle per tracciamento ore,
Trello. Poi il tracciamento ora in verità no, non è per pagare le persone, ma è solo per vedere l'impegno necessario su ogni attività. È una cosa che serve a noi come benchmark, ma non riguarda assolutamente la retribuzione, perché paghiamo un fisso su ogni progetto, una percentuale. Quindi, grande Michele, ciao. Facciamo, sì, lo facciamo. È assolutamente importante. Quindi questo un po' nel 2020 vi passerò un po' di contenuti sulla gestione progetti sicuramente, e stiamo anche pensando delle cosette nuove. Mi rendo conto che è un po' uno sfondo noioso qua, sono a casa mia, c'è uno sfondo bianco senza niente, cioè vabbè. Vi passerò comunque delle informazioni su come gestire un team remoto, perché devo dire che ci è venuta bene quest'anno. È andato abbastanza bene, e abbiamo trovato un metodo di gestione che non ci porta via molto tempo, no? Quindi anche qui io non è che ogni settimana vado a vedere cosa fanno i miei collaboratori, se portano i risultati per me possono farlo come vogliono, al prezzo che voglio io va benissimo, e anzi bisogna premiarli, anzi sono stati molto bravi, visto che adesso buttiamo fuori altri due casi studio. Uno l'abbiamo buttato fuori ieri, caso studio su un'azienda di arredamento nazionale che ha decine di punti vendita, con la quale siamo riusciti a ottenere ottimi risultati portando persone fisicamente in negozio, misurato proprio con la posizione del cellulare. E altri due casi studio li pubblichiamo nelle prossime settimane. Bene, quindi questo era quello che volevo riportare oggi, quindi come controllare un team, l'operato di un team per obiettivi, dando il budget corretto, pagando le persone correttamente e definendo un budget, per esempio per le campagne, per i media, dando degli obiettivi ben misurabili e andando a controllarli a fine mese. Quindi cercate di trovare degli obiettivi che siano proprio misurabili matematicamente, che non possono essere confutati in altre maniere, e date le giuste premiazioni a chi raggiunge gli obiettivi, riprendete chi non li raggiunge correggendo nella retta via, quindi cercando sempre di migliorare mese dopo mese, appunto usando queste metriche. Quindi questo è quello che volevo dire oggi. Ragazzi, io vediamo, non so se ci sono domande, se qualcuno, ci sono ancora due, vediamo due collegate, qualcuno vuole fare domande, parliamo di qualcosa sugli obiettivi, sulla gestione del team, altrimenti forse lo lascio come registrazione e potete fare le domande qui sotto. Se avete altre domande sulla gestione di team remoti, ho fatto anche una chiamata questa mattina con un cliente che ha tutto un sistema di gestione progetti da offline, diciamo via cartacea, e gli stiamo insegnando come utilizzare un sistema basato con il software Trello, con un sistema creato da noi per gestire il progetto. Bene, va bene ragazzi, se non c'è altro io vi saluto, spero vi sia piaciuto il contenuto, auguro di nuovo buon 2020. Seguite sempre il gruppo, interagite, perché qui nel gruppo butteremo fuori per prima le novità che ci saranno, quindi sarete i primi a saperlo. Ci saranno, insomma, i membri del gruppo hanno un trattamento particolare, chiaramente. Va bene? Grazie, ciao ragazzi, ciao!